buonasera e bentornati in diretta con il nostro programma Primo Cittadino. Do subito il benvenuto al sindaco di Fano Massimo Seri. Buonasera sindaco. Buonasera e buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV. Sindaco che questa sera è in compagnia di un altro giovane, che è stato scelto come sindaco per un giorno, Roberto La Coppola. Buonasera Roberto. Buonasera a voi, buonasera a tutti i telespettatori che ci seguono da casa. Roberto è stato un... diciamo così, ha subito un furto qualche mese fa, è stato protagonista di una raccolta fondi, in quel caso la città si era mobilitata per acquistargli un nuovo mobility. Dunque è andata bene, la città si è dimostrata subito vicina nei tuoi confronti e oggi hai potuto seguire il sindaco invece in tutti i suoi impegni amministrativi. Com'è andata la giornata? Negli impegni istituzionali, sì. Una giornata veramente molto molto gratificante, molto molto piena, voglio dire. Anche sotto l'aspetto emotivo e puramente pratico. E quindi io voglio ringraziare sentitamente il sindaco Massimo Seri per avermi dato questa bellissima opportunità e questa bellissima occasione anche di poterlo seguire stasera, diciamo in questo programma di approfondimento di risposta ai cittadini, insomma. Che cosa hai potuto vedere, a quali incontri hai partecipato insieme al sindaco? Allora, i primi incontri sono stati, hanno riguardato la Fanno della Città dei Bambini, poi c'è stato l'incontro sull'ambito sociale, poi incontri sulla viabilità stradale, incontri chiaramente puramente di casi sociali. Quindi hanno toccato vari settori? Sì, sì, ci sono stati vari settori. Poi c'è stato un seminario sull'agricoltura e sviluppo rurale alla Memoteca, questo pomeriggio alle 17, esatto. Abbiamo finito poco fa, alle 19. Quindi una giornata veramente piena, la quale io voglio ringraziare di tutto cuore il sindaco, perché mi ha fatto vivere un'esperienza favolosa. Grazie. Ecco, una persona che ha delle difficoltà nella deambulazione, in questo caso potrebbe riuscire a dare anche i giusti consigli al sindaco, certo, alla giunta, anche per quanto riguarda le barriere architettoniche. Ecco, qua a Fano se ne incontrano o possiamo ritenerci fortunati? Beh, sotto l'aspetto delle barriere infatti ce ne sono parecchie, però vedo che comunque... Sotto l'aspetto sostanziale del termine abbiamo un sindaco molto molto sensibile ed umano, vicino a questo tipo di problematiche, quindi è sempre pronto all'ascolto e vicino ai cittadini nel dare il massimo delle risposte, diciamo nel massimo delle sue possibilità e capacità. E poi un sindaco che ascolta anche le segnalazioni da parte dei cittadini. Intanto voglio ricordare ai nostri telespettatori che possono intervenire in diretta telefonando al numero 0721 86 14 33 oppure inviare un messaggio anche con WhatsApp al 338 49 68 250. Ho citato prima i furti che sono una piaga anche del nostro territorio. Proprio ieri c'è stato un incontro in prefettura. Che cosa è emerso e che cosa è stato deciso? Sì, prima vorrei ringraziare Roberto, certo, perché è stata una bella compagnia oggi. E questa iniziativa è bella perché dà la possibilità ad un cittadino di comprendere qual è il ruolo del sindaco, quelle che sono le difficoltà quotidiane, quelle che sono le problematiche, perché un conto è vedere le cose dall'esterno, un conto è vederle dall'interno con tutta la loro complessità. E poi confermo e sottoscrivo. Ed è anche un modo per avvicinare le persone alle istituzioni in momenti, certo, come questi, dove la sfiducia è tanta anche per brutti esempi che ci sono per fortuna lontano da noi, per cui ecco, faccio un invito a tutti coloro che sono in ascolto, che se fossero interessati per la prossima occasione, quindi per il prossimo mese, di poter di segnalarlo, che noi vorremmo dare la possibilità a maggior numero di persone. Detto questo, io ho sempre preso a cuore la questione della sicurezza nella nostra città. Quando mi sono insediato ho cercato di rimettere subito, di ripristinare le telecamere che erano presenti che non funzionavano. Grazie all'intervento di un consigliere regionale abbiamo utilizzato un finanziamento della Regione Marche che ci ha consentito di installare nuove telecamere che sono installate di ultima generazione nella stazione, con una che guarda anche... Sulla strada.
E proprio ieri, ma non è il primo incontro, che abbiamo avuto in prefettura con il prefetto, con le forze dell'ordine, e abbiamo affrontato proprio la questione sicurezza e della videosorveglianza per la città di Fano. Abbiamo fatto un piano, un programma, perché poi la videosorveglianza deve avere una logica, deve avere un senso. Noi ci siamo impegnati, ovviamente, con le risorse che abbiamo a disposizione, di intervenire gradualmente, installandone alcune ogni anno, ma in punti strategici. Che queste poi, come abbiamo visto anche in altri casi, le telecamere sono un deterrente, ma soprattutto sono uno strumento di indagine molto importante. Esatto. Se guardiamo anche gli episodi più importanti che hanno attirato l'attenzione di tanti telespettatori anche a livello nazionale, le telecamere hanno fatto la differenza e hanno aiutato ad individuare i responsabili. Voglio anche ringraziare le forze dell'ordine, lo voglio fare pubblicamente, perché noi abbiamo una percezione, perché c'è il problema esiste, di una microcriminalità, di tutti gli episodi che si verificano a una certa frequenza, però dobbiamo anche con serenità esaminare i dati. E allora, proprio in questo incontro, insieme al prefetto, insieme al questore, ai comandanti delle forze dell'ordine provinciale, si è sviscerato anche i numeri e si è verificato che c'è stato un calo su tutte le tipologie di reato nel nostro territorio. Allora, per questo voglio ringraziare le forze dell'ordine, perché so delle difficoltà in cui operano, gli organici ridotti, ma i risultati ci sono stati. Quindi il lavoro che stanno facendo è un lavoro importante che ha dato anche dei risultati, consapevoli che il problema rimane, che c'è una preoccupazione tra i cittadini. Proprio per questo il sindaco cerca di dialogare, di collaborare con le forze dell'ordine, mettendo a disposizione tutti quegli strumenti utili per migliorare ancora di più e fare in modo che i reati siano sempre meno. Ecco, quindi in sostanza verranno ripristinate quelle già esistenti, no, quelle, e man mano andando avanti, sì, stiamo programmando altre installazioni, sì. Già ora ci sono alla stazione ferroviaria. Ce ne sono 4 installate verso la stazione, ma anche una di queste è direzionata sulla strada, perché la cosa importante è, poiché certi tipi, anche i furti in abitazioni, gran parte avvengono da persone non locali, quindi vanno monitorati i punti di uscita e di accesso della città, quindi le arterie principali. È proprio su queste che interverremo con le prossime telecamere che installeremo. Proprio oggi pomeriggio ci hanno segnalato dei furti di biciclette avvenuti alla stazione ferroviaria, magari quindi con queste immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso. Esatto. Speriamo si possano trovare i responsabili. Dunque, lei ha la solita lista, sì, con le segnalazioni fatte dai cittadini la scorsa, certo, settimana. Insomma, avete lavorato, sì, avete risolto qualcosa. Ma io ci tengo, perché è un'innovazione che ho portato rispetto al passato, ma è anche un atteggiamento di rispetto nei confronti dei cittadini che chiamano, che la loro telefonata non cade nel vuoto, quindi questa trasmissione diventa un vero servizio. Voglio ringraziare, me l'ho consentito, non l'ho mai fatto fino ad oggi, con i miei collaboratori che sono a casa in questo momento, che prendono gli appunti e poi mi aiutano a dare le risposte, ma soprattutto mi aiutano a fare in modo che i vari servizi intervengano per poi dare risposte concrete a quelle che sono le problematiche segnalate nel incontro con il primo cittadino. Oggi che cosa abbiamo? Oggi ho ripreso le domande, non ricito quelle a cui ho dato già la risposta, sì, direttamente alla telefonata la volta scorsa. Allora, parto dalle segnalazioni delle esigenze di potatura degli alberi in via degli Olbi, via Mariotti, via Gabrielli, via Rossi. Allora, su questo dobbiamo dire che fino a gennaio non faremo potature, perché abbiamo le risorse per quel servizio, sono rimaste pochissime, ma inizieremo da gennaio, quindi nel trimestre gennaio fino a marzo inizieranno le potature, già previste, già segnate per via degli Olmi, per viale Mariotti. Quindi l'avevamo già in programma, daremo priorità a queste due vie. Anche via Rossi, via Gabrielli, viale Battisti, queste sono state potate nel 2012, però l'ufficio adesso sta verificando se è necessario riintervenire oppure no. Ah, va anche detto che è anche opportuno in questo caso, considerate le temperature che ci sono in questo momento, temperature alte, gli alberi sono attivi, quindi è meglio intervenire con le potature da gennaio in avanti. Per quello che riguarda via Rossi, qui l'intervento si rende necessario perché abbiamo fatto un buon lavoro con la riorganizzazione della viabilità e con la messa in sicurezza dello spazio fra la strada
i parcheggi e i muri di cinta delle case che sono state pedonalizzate, allora con i ramoscelli bassi è necessario intervenire per non creare disturbo a chi cammina. Quindi anche Via Rossi sarà inserita in questo programma di lavori. Poi il solito problema delle buche, che ci erano state segnate Via degli Olmi, strada comunale di Mezzo, Via Mariani, Via Le Battisti. Allora, Via degli Olmi, strada di Mezzo, è programmata in questa settimana, quindi entro il 13-11. Via Mariani è stata fatta il 26 ottobre, Via Le Battisti è messa in programma. Degrado Via del Ponte verso lo Zuccherificio, questa la faccio spesso, l'ho constatato anch'io. Allora, qui la chiusura delle buche è messa in programma il 13 novembre, quindi fra due giorni. Però questa è un problema strutturale, non c'è più l'asfalto, per cui la metteremo in programma perché per primavera vorremmo fare un intervento importante di asfaltature un po' in tutti i quartieri, in tutta la città. Stiamo lavorando molto in questo periodo sulla progettazione di questi interventi e questa strada sarà inserita nel programma delle prossime asfaltature. Quindi ecco, dico di pazientare che stiamo adesso, interverremo con la copertura delle buche e poi ci sarà questo intervento importante. I rovi nel sottopassaggio ciclabile al Vallato sono state segnalate all'ufficio strade che verificheranno insieme alla Polizia Municipale, perché qui parliamo di aree private, quindi individuate le proprietà, si interverranno se necessario con le faccio intanto una domanda che riguarda comunque le strade, quindi andiamo con le segnalazioni. Per una città come Fano, tre cantieri non sono pochi? Che in realtà tre i cantieri sono i cantonieri. Sì. Sì, sono pochi, però dobbiamo fare i conti con le nostre capacità di assunzioni. Purtroppo in questi anni, con la spending review, ogni pensionamento non è rimpiazzato con nuove assunzioni. Noi ne siamo consapevoli, adesso vorremmo fare, anche perché ci saranno altri pensionamenti, quindi c'è la necessità di rafforzare, perché quello è un servizio importante, per cui è nostra intenzione rinforzarlo, però ce lo deve consentire le normative e anche le capacità di bilancio. Però ecco, sono concordo con il telespettatore che ha indicato questa segnalazione. Ok, andiamo avanti. Sì, poi l'altra volta avete fatto anche un filmato su Fenile, sull'area, i giardini intorno al Fenile. Esatto, di fronte alla chiesa. Allora, lì interverranno attraverso i nostri LSU, che devo anche qui ringraziare, che sono persone bravissime. Queste sono quelle persone che sono in mobilità, che stanno facendo questo servizio con grande professionalità e grande impegno, quindi è giusto, chi lavora bene è giusto riconoscerlo anche pubblicamente. Allora, qui ci sarà il riposizionamento delle panchine con fissaggio a terra perché erano state spostate, il ripristino della pavimentazione con mattoni sanpietrini di stesso colore a quelli, quindi rosso, a quelli spostati. Li abbiamo già individuati nel nostro magazzino, c'erano delle scorte, quindi useremo questo. Il ripristino della staccionata in legno con pali da recuperare in altre zone di Fano. E appena arriverà la vernice, non prima di 20 giorni, quindi lo diciamo subito, interverremo anche con, andremo a verniciare. Fognatura, tombini via Dante Alighieri sono messi in programma e verranno effettuati entro la fine novembre. E comunichiamo a tutti i telespettatori del centro che tutte le caditoie del centro entro la fine dell'anno saranno ripulite. E questo è un'altra soddisfazione. Ho avuto anche delle critiche, però questo lavoro così, penso, non ricordo l'ultima volta che è stato fatto con puntualità. Lo facciamo attraverso la società ASET, che attraverso la Rincicotti sta facendo questo servizio. E devo dire è stato apprezzato, ho ricevuto segnalazioni positive da diversi cittadini. Bene. Degrado delle strade di Rosciano, qui avevo già risposto l'altra volta, è noto, andremo a coprire le buche, ma qui il problema è dell'asfalto che non c'è più, anche queste faranno parte dell'intervento di asfaltature, salvo imprevisti, insomma stiamo progettando proprio in questi giorni.
A scuola Fabio Tombari, quel telespettatore che aveva chiamato, sì, lì ci sono dei problemi, c'è stato un sopralluogo, sono stati fatti alcuni interventi di piccoli lavori, di piccole sistemazioni, per le cose più importanti ovviamente lì è più complicato. Le bici dentro il cimitero, è già presente il divieto, il segnale di divieto di accesso con le biciclette. Mura Rocca Malatestiana, questa è un'altra soddisfazione. Voi vogliamo avevate... cominciare a far vedere qualche foto voi avevate, mi avevate presentato delle foto in un certo modo che io ho condiviso con voi e oggi ho portato altre foto che mi farebbe piacere. Allora andiamo con ordine. Partiamo da quella che vedevo prima, che è il bastione San Gallo. Ecco qui che tipo di intervento? Beh, abbiamo fatto un lavoro di pulizia in tutte le mura esterne e anche interne. Rocca Malatestiana, ma poi la parte dietro c'era addirittura un albero che era cresciuto all'interno delle mura. Vedete, qui, una volta non si vedevano quasi i mattoni. Questo è un lavoro importante di tutta la città, anche perché è un bel biglietto da visita, fa parte del decoro e dell'attenzione nei confronti della città. Ecco, qui vedo la Darsena Borghese. Ecco, poi ci fermiamo anche qua. Esatto. Lo posso anticipare, stiamo già lavorando perché vorrei... nella prima parte del 2016 rifare la pavimentazione perché abbiamo tolto le vele. Bene. Allora dobbiamo dare un senso ad un'operazione, quindi vorremmo rifare la pavimentazione, risistemare anche tutta la parte superiore perché, ripeto, siamo ad un ingresso della città e penso che faccia piacere ai fanesi un intervento di questo tipo, ma soprattutto alle persone che arrivano e vedono una città più curata e più attenta. Anche qui Porta Maggiore è lo stesso, il lavoro che è stato proprio eseguito. Vede lì il marmo che era caduto, che abbiamo risistemato. Alcune volte anche le piccole attenzioni danno un senso... Beh, soprattutto la Rocca Malatestiana è stato fatto un bel lavoro. Anche, come dice lei, è un bel biglietto da visita per tutti i turisti che vengono, ma anche per i cittadini fanesi stessi, Ebbene, come io dico, la città la dobbiamo tenere come casa nostra, come il nostro giardino e dobbiamo volerli bene tutti, perché alcune volte ci sono anche alcune particolari piccole cose che basta un minimo di attenzione anche da parte dei cittadini. Se c'è un piccolo cespuglio davanti a casa non costa niente togliere, io lo faccio a casa mia, per cui per noi è più complicato arrivare dappertutto, però vedo che sta crescendo questo senso di responsabilità e di appartenenza alla città. Anche perché noi siamo i primi a dare il buon esempio. La fermo un attimo perché abbiamo una persona al telefono, poi dopo proseguiamo con l'elenco, Sentiamo chi c'è in linea, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Peroni Mario, buonasera Massimo. Buonasera. Noi ci conosciamo da vecchia data, dai tempi dell'Avis, quando io ero donatore e tu eri presidente. Quei bei ricordi. Il tempo vola. Sì. Una cosa, io è un problema che ti ho esposto in piazza dall'amico fenomeno Mele Salvatore. Sì. No? Il problema di via Giulini. Sì. Dell'asfalto, no? Una bella strada, una bella segnaletica, tutto quanto. Dove c'era una buca incredibile, purtroppo hanno fatto il lavoro 4 mesi fa e si sta ricreando, crepa la strada, esce fuori acqua sporca perché viene fuori la terra. Perciò dico... dovrebbe essere un lavoro ancora in garanzia, perché chi l'ha fatto dovrebbe provvedere. Io onestamente l'avevo subito segnalato. Mi ricordo infatti. Sì, e sono andati a vedere, adesso onestamente poi riverificherò con il responsabile dell'ufficio, perché ricordo il giorno dopo sono andato... Sì, mi ricordo che hai fatto un SMS che non ti ha risposto, comunque dopo... Sì. Dopo ci siamo persi, hai detto stasera che c'è Massimo. Così me lo segno e mi prendo l'impegno per la prossima volta di rispondere. Sì, perché dunque, questo problema è all'incirca all'altezza del numero civico 45. 45, se mi ricordo. Perfetto. Va bene? Sappiamo comunque che, come diceva lei prima, ci sono a casa le sue segretarie che si segnano tutto. E... Tra l'altro devo fare complimenti perché... è un grosso sponsor del video che voi trasmettete su Fano. Io non l'avevo visto, è stato lui a segnalarmelo, me l'ho anche girato con WhatsApp. È importante lo sta facendo girare
agli amici, perché è un bel video che valorizza la nostra città. È vero, assolutamente, sì. Dunque, via San Fortunato c'è una buca profonda di 30 centimetri da mettere a posto. Via Togliatti, i tombini sono tutti otturati. E ancora via San Biagio, prima di Villa Piccinetti, subito dopo la piccola rotatoria, ci sono i rami delle piante basse. Dice, possiedo una mietitrebbea e faccio fatica a passare. Quindi anche questi segniamo. Prosegui pure con... Sì. E poi ci sono arrivate l'altra volta delle segnalazioni per i cimiteri di Sant'Andrea, dove si richiedeva uno specchio parabolico. Sì, esatto. Perché era all'esterno, era pericoloso. Allora lì dobbiamo ricordare che la strada non è comunale ma è provinciale, quindi non è una nostra competenza, ma ci siamo mossi, perché non lo lasciamo fare al cittadino, l'abbiamo fatto noi. Abbiamo già segnalato al responsabile della strada provinciale e abbiamo chiesto di intervenire e lo abbiamo richiesto come comune. Qui c'era un signore che ci richiamava perché diceva che nel centro storico ci sono troppi parcheggi a pagamento. Sì. E allora, devo dire che ce ne sono, come un po' in tutte le città. Se facciamo un raffronto, a Fano ce ne sono meno, per esempio anche rispetto alla vicina Pesaro, intorno al centro storico, non a pagamento, nella nostra città ce ne sono una percentuale maggiore rispetto alle altre. Comunque liberi ce ne sono, perché poi magari non ce lo ricordiamo, ci sono quelli all'interno della caserma, ci sono quelli vicino al Vanvitelli nella parte dello Sport Park, ci sono quelli nello Sferisterio. Poi chiaro, non sono mai sufficienti, però rispetto ad altre realtà nella nostra città ce ne sono un numero maggiore. Poi ripeto, dopo qui ognuno esprime i propri giudizi, però ecco, c'è un equilibrio medio buono rispetto ad altre realtà. La fermo un attimo, abbiamo un'altra telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Ciao Massimo, buonasera. Buonasera. Sono Anna, la moglie di Roger, per farti capire. Ah, sì. Senti, io per lavoro mi capita spesso di recarmi in discarica a Montelchiantello. Volevo chiederti come mai non è segnalata in modo... Cioè, arrivi lì, non si vede, c'è una minima tabella nera con scritto ASET... già la strada è molto dissestata perché tra frane, non è illuminata... Quindi adesso che le giornate sono più brevi, si fa notte presto, non ti accorgi, non è minimamente segnalata praticamente questa discarica. Volevo chiedere lì nell'incrocio se si potesse mettere almeno una segnalazione che si veda dalla strada. Va bene, guarda, adesso me lo segno e mi adopero, penso questo è un piccolo problema, non ci siano difficoltà a risolverlo, ne parlo sia ad ASET, sia al nostro ufficio, ma penso la stessa ASET possa impegnarsi ad installare un segnale che indica l'accesso, perché effettivamente è una strada provinciale che di notte non è illuminata e quindi è difficile cogliere il passaggio al lato della strada, insomma. Con lei, Sindaco, vorrei affrontare anche il tema dell'ospedale unico, visto che in questi giorni se ne sta, insomma, parlando davvero tanto. Innanzitutto, che cosa ne pensa di quanto dichiarato da Ricci, visto che lui punta i piedi, a Chiaruccia? Non è disposto a cambiare il sito? Allora, intanto io non ho gradito, e l'ho anche detto agli organi di informazione, l'atteggiamento, perché tra sindaci non ci si danno ultimatum, si cerca di ragionare. Poi ognuno di noi rappresenta gli interessi di una città, ma quando parliamo di sanità dobbiamo volare alto, perché quando si parla di sanità parliamo di tutte le persone, perché qui tocchiamo tutti, tutte le sensibilità. E allora il tema dell'ospedale è un tema delicato che va affrontato nel giusto modo, senza ultimatum e senza le scuse di campanilismo quando poi sono solo indirizzate verso una parte. Io le rigetto, perché il campanilismo può essere anche in un'altra ottica. Allora, io cosa penso? Penso che quando parliamo di nuovo ospedale, se si deve scegliere un'ubicazione, la si deve scegliere nel posto più giusto per la gente, più giusta per il territorio, e non negli interessi di Pesaro o della singola Fano, in questo caso di Pesaro.
dobbiamo ragionare pensando al futuro. Io dico sempre, faccio un paragone, se nell'Ottocento coloro che hanno realizzato la ferrovia avessero pensato o saputo quale sarebbe stato lo sviluppo, non avrebbero mai realizzato la ferrovia in riva al mare. Però eravamo a fine Ottocento, si andava ancora a cavallo e non si poteva immaginare che 60 anni dopo si fosse andato sulla Luna. Siamo nel 2015, abbiamo una visione diversa, abbiamo dinamiche diverse, sappiamo com'è lo sviluppo. E allora, se parliamo di nuovo ospedale, dobbiamo pensare in un'ottica di territorio provinciale, e non a caso io mi sono già confrontato anche con molti sindaci dell'entroterra che hanno anche apprezzato il mio modo di lavorare, il mio modo di coinvolgerli. Quindi dobbiamo pensare un'area che costi meno, che abbia tutte le condizioni idonee, che sia facilmente raggiungibile, che sia baricentrica per il territorio provinciale, perché magari fra 30 anni le dinamiche possono arrivare a dire che in una provincia ci possa essere soltanto un ospedale. Per questo io ho indicato Chiaruccia, sulla quale onestamente più ci penso e più l'analizzo e più sono convinto che sia il posto migliore. Però è chiaro, io sono il sindaco di Fano, potrei non essere obiettivo, però è un'area completamente pubblica, completamente pianeggiata, che si trova vicino all'uscita dell'autostrada e vicino alla superstrada. Da Lunano si arriva prima a Chiaruccia che a Pesaro città. Però è un dibattito che va approfondito, non mi piacciono certi atteggiamenti di chi vuole imporre, dare degli input, e quindi dalle mie risposte si è capito. Poi però qui c'è un'altra questione quando parliamo di ospedale, perché adesso si parla tanto ma ancora non si è capito dove si trovano i soldi. Secondo me lo stesso presidente della regione, che è una persona per bene, capace, che voglio anche ringraziare, perché si era impegnato a ripristinare, a recuperare i soldi per il fondo sociale, per le politiche sociali, e così è stato. Proprio ieri hanno deliberato in giunta regionale, e questa è una bella risposta a tutti i comuni. Noi anche da Fano avevamo rivendicato questa esigenza, quindi è stata una bella operazione di sensibilità, ma di risposta vera verso le fragilità di un territorio. Detto questo, lo stesso Presidente dice qui non ci sono soldi per il nuovo ospedale. Allora, io qualche preoccupazione ce l'ho, rischiamo di parlare del nulla, però è anche vero che bisogna anche cercarli. Ma quello che mi preoccupa è un altro elemento che io ho già evidenziato al nuovo Presidente, che qui c'è una fase di due ospedali esistenti che purtroppo con un'organizzazione come questa non riescono a lavorare bene. Ci sono disfunzioni in entrambi gli ospedali. Io per ragioni anche personali in questo periodo frequento gli ospedali, li frequento tutti e tre, frequento sia Santa Croce, il San Salvatore e Muraglia, e devo dire che tutte le volte che vado al Santa Croce non si ha più la percezione di un vero ospedale come era prima, si respira, e le scelte che sono state fatte, mi dispiace, le hanno fatte anche alcuni che venivano da questi territori, però non sono andate nella giusta direzione, hanno svuotato verso un'integrazione che è andata soltanto da una parte senza la restituzione di altri servizi. Allora, nelle discussioni che facciamo dobbiamo, e questo lo ripeterò anche al nuovo direttore dell'area, la dottoressa Capalbo, che è la nuova direttrice degli ospedali riunite Marche Nord, che vanno date delle risposte per il presente, per mettere le condizioni, le persone che vi operano all'interno, di poter operare serenamente e tutelando i pazienti che frequentano quegli spazi. E purtroppo le ultime scelte non hanno aiutato in questa direzione. Quindi, per quello che mi riguarda, sarò sempre più determinato sia per difendere i servizi e la qualità dei nostri concittadini, ma soprattutto perché dobbiamo pensare anche al futuro, e non vorrei che domani, quando si dovrà parlare del sindaco Seri, che sulla sanità non abbia fatto tutto quello che doveva fare per la sua città, ma le cose che io ritengo che devono essere giuste per la gente, perché noi dobbiamo, al di là degli interessi particolari che abbiamo, dobbiamo cercare di fare le cose giuste per il territorio e per la gente. D'accordo con lei, anche Mauro Ginesi, che oggi pomeriggio ci ha inviato una mail proprio su questo argomento. Ginesi è anche il coordinatore pro tempore di Cittadinanza Attiva di Fano.
Lui dice che la salute e il benessere del cittadino non deve dipendere da nessuna forza politica o tantomeno da una posizione imposta da un presidente regionale. Noi ci impegneremo, prosegue, ad indire un convegno coinvolgendo anche la cittadinanza attiva nazionale. Poi le domande più o meno che ha posto, diciamo che ha già risposto lei. Dunque, prima citava questi 64 milioni di euro che la regione stanzierà per il sociale. Rimaniamo sempre su questo tema, vorrei farle vedere un'intervista che abbiamo realizzato oggi pomeriggio, non appena la regia mi dà l'ok. Possiamo mandare in onda? Allora intanto le leggo qualche... Sì. No, dovremmo avercela però. La situazione dei Rom che noi come famiglia seguiamo da tantissimi anni, ma oramai è diventata ingestibile perché come punto di riferimento in qualsiasi momento sono a casa nostra, e specialmente uno, Silvano, che non sta bene psicologicamente, ma noi abbiamo sempre accettato e adesso ce lo troviamo alle 4 della mattina che si attacca al campanello e continua imperterrito finché noi non scendiamo. Poi sale 4 della mattina avendo dei figli fuori, uno ha sempre un po' paura. Comunque apriamo, entra e poi per mandarlo via magari gli dai qualche soldo e se ne va. E alle 4, poi è arrivato alle 6. Alle 6 la stessa cosa, è entrato, e questo tutta l'altra notte, ma questo lo fa spesso, non è che l'ha fatto solo l'altra sera. Voglio che con Silvano, che si chiama Silvano, visto che nessuno prende provvedimenti e lui ormai ha bisogno di una struttura fissa, il comune, è vero che hanno le poltroncine, stanno bene, non gli manca niente a loro, però un pochino spaziare, e non abbiamo un ufficio assistenza del comune di Fano che sa gestire queste cose e le deve oramai saper gestire. Dunque, chiariamo un attimo, questa è una famiglia che anche negli anni precedenti ha aiutato tanto le persone rom, adesso si trova in difficoltà con questo Silvano perché dopo averlo aiutato gli hanno pagato il viaggio per andare in Francia, se non sbaglio, è ritornato e ora rimane attaccato al citofono della loro abitazione. Che cosa può fare il comune? In quale modo potete intervenire? Sì, questo è uno degli incontri che abbiamo fatto stamattina anche con Roberto. Noi lo stiamo seguendo perché poi... Anche ogni singolo caso l'amministrazione lo segue, magari non si vede, non si percepisce, ma noi siamo sempre presenti, a cominciare dal sindaco, dall'assessore, in questo caso Bargnesi. In questo caso specifico noi dal primo istante, e parlo di 3-4 giorni fa, da subito ci siamo stati sempre in contatto anche con il dirigente del commissariato, che ha seguito direttamente la questione, però qui c'è un tema di ordine sanitario, quindi ci siamo anche interfacciati con i medici, perché ragionavamo anche di un... adesso siamo anche in diretta, certe cose non si possono neanche dire perché tocchiamo le sensibilità delle persone, però ecco, posso dire che la cosa è monitorata costantemente sia da me, ma anche dall'assessore Bargnesi, che fra l'altro è anche psicologa, quindi ha anche una professionalità, una competenza specifica, oltre ad essere assessore. Ne abbiamo parlato anche questa mattina, perché l'intervista è avvenuta mentre attendeva di entrare, però ci abbiamo ragionato. Voglio anche ringraziare la signora e il marito, che sono anche amici, perché sono persone molto sensibili, molto attente anche alle fragilità, per cui sono anche un bel esempio di integrazione e di aiuto. Per cui anche a maggior ragione l'amministrazione non può che non essere a fianco e vicine a queste situazioni. Però sono queste situazioni delicate, difficili, che sono al confine tra l'intervento dell'ordine pubblico, perché se non ci sono reati, non è che l'ordine pubblico, le forze dove possono intervenire, e tra questioni di carattere sanitario, medico, e quindi il sindaco poi deve anche comportarsi di conseguenza in base a quelle che sono anche le opportunità del momento. Non è che il sindaco può fare tutto, certo. In questo caso però, ripeto, la questione è monitorata e seguita. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Buonasera. 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 Sono Guiducci.
Sì. Lei mi conosce. Come no? Io volevo esporle brevemente, perché ci vorrebbe un'intervista speciale. Il problema dell'ENAM, quella struttura così splendida che ospitava 1000 persone l'anno, abbandonata completamente. Possibile non è attuabile un comitato che recuperi la funzione dell'ENAM per anziani, per incontri giovani? C'è un teatro, ci sono cortili e spazi di biblioteca immensi. È possibile incontrarsi una volta per progettare una soluzione? È passata l'INPS inopinatamente, perché hanno determinato ai cervelloni della politica che questo era un ente inutile, di cui non sapevano neppure il significato. ENAM, Ente Nazionale di Assistenza Magistrale, pensi lei. È possibile trovare un momento di confronto per un riutilizzo di un complesso che al centro della città è spettacolare? Grazie mille, sindaco. Sì, ringrazio il dottor Guiducci, che saluto. E ovviamente quella è stata una grande perdita, perché voleva dire migliaia di persone presenti nella nostra città. Allora, quell'immobile ora è di proprietà dell'INPS, è un immobile che non può essere alienato, può essere dato in gestione. Noi ci siamo già incontrati, ci siamo adoperati, io ho incontrato anche gruppi interessati all'utilizzo, dove c'erano alcune idee che emergevano, però di concreto veramente non c'è stato nulla. Ci sono interessi, anche un mesetto fa ho incontrato dei rappresentanti di alcuni gruppi interessati alla struttura. Quella è una struttura che ha una capacità ricettiva importante, dove possono essere tante le iniziative che si possono sviluppare, però, ripeto, essendo una proprietà di un altro ente, devono vedere anche un interesse fattivo di investitori, di persone che vogliono gestirlo. Ripeto, alcune manifestazioni di interesse ci sono state, con cui ho parlato anche personalmente. Io stesso avevo avanzato un'idea che a me piaceva molto, che poteva rientrare, era tra gli obiettivi dell'agenda della macroregione. Cioè, la macroregione 3 anni fa ad Atene avevano tra gli obiettivi, c'era quella di creare una scuola di alta formazione per i gruppi dirigenti dei paesi membri della macroregione. Mi interessai subito con l'allora presidente della regione, ma in realtà quel percorso era già stato individuato da un'altra regione italiana. Comunque sono disponibilissimo ad incontrare Guiducci anche con altre persone per elaborare anche nuove idee che possono essere lanciate come proposta, che possano vedere magari qualche interessato ad intervenire, ovviamente con la disponibilità di IMSS, che è il legittimo proprietario, questo non dobbiamo mai dimenticare. Bene, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, fra poco. Bene, bentornati in diretta con il sindaco di Fano Massimo Seri e con Roberto La Coppola, scelto invece come sindaco per un giorno. Dunque, Seri, voglio subito leggere un messaggio a nome di Piero Valori, che parla per tutti i genitori di Sant'Orso. Un ringraziamento pubblico al sindaco e all'amministrazione comunale, soprattutto Barbara Brunori, per la messa in opera della pensilina in attesa di autobus in via Divisione Carpazzi per i bambini del quartiere che la mattina si radunano per andare a scuola in centro città con la linea studenti. Saluti. Sì, fra l'altro, siccome non avevo dato ancora risposta a tutte le domande della volta scorsa, è l'occasione oggi. Mercoledì 11 novembre era previsto la sistemazione della pensilina di Sant'Orso. Domani invece ci saranno quelli in via Trave e in via Divisione Carpazzi, dove verranno sistemate le altre. E a Bellocchi è prevista la pensilina in prima strada, in via Prima Strada, sì. Ma lì è in terreno privato, quindi ci deve essere un nulla osta del privato, quindi un accordo bonario per intervenire. Gli altri previsti, questi tutti in aree private, quindi tutte dovranno avere un accordo bonario. Qui siamo riusciti a farlo subito perché erano aree pubbliche. Però così i telespettatori lo sanno, anche se non lo vedono oggi, sanno che arriveranno a Fenile, in via del Mulino, sì. A Carrara, via Tombaccia e via Anna Frank. Mentre c'era stata segnalata anche a Cucurano, che io conosco bene perché ci passo per andare a casa, l'ex casa Lucia. Gli Adrebus
ha ritenuto di non intervenire anche con i nostri tecnici perché l'utilizzo ha dato altre priorità, perché considerano anche le utenze e le frequenze, per cui in questo giro lì purtroppo non è prevista. Io, come dico, dico sempre la verità e non ometto, avrei potuto rimanere in silenzio, però mi piace dire, sì, no, sì. Bisogna essere leali, dire le cose per quel che sono. Vorrei fare un'altra segnalazione. L'altra volta dei genitori avevano telefonato preoccupati perché negli autobus per gli studenti, che non sono solo per gli studenti, sono di linea, alcune volte erano troppo affollati. Allora qui il tema è quello che avevo già spiegato la volta scorsa, che il servizio si regge dai contributi regionali per il trasporto pubblico. Questi trasferimenti si sono ridotti, inevitabilmente anche il numero dei servizi si riduce. Però su questo io vorrei sottolineare un particolare. Sì. Ci tengo perché è una scelta che si fa, che incide sul nostro bilancio. Il Comune di Fano, per agevolare il servizio, mette tra le sue risorse 100.000 euro. Non lo fa Pesaro e non lo fanno altre città. Siamo l'unici della nostra provincia a fare un intervento così importante a sostegno del servizio. È chiaro, non è sufficiente rispetto a quello che era in passato, però ecco, ci tengo a sottolinearlo, lo dico anche con orgoglio, questa è una scelta che abbiamo fatto proprio per andare incontro alle esigenze dei nostri ragazzi. Ecco, io dico, se non ci fossero questi, i servizi sarebbero ancora maggiori. È vero. Proseguiamo con le segnalazioni. Sì. L'enorme buca all'incrocio di Via della Marina e Via Caduti del Mare è già stata segnalata, verrà sistemata presto? Sì, se non sbaglio non è una buca, in realtà sono le mattonelle che c'è. Sì, lì è stato verificato, io l'ho sollecitato in più occasioni, siccome è un intervento importante, non è una semplice buca, va riaperto tutto, va fatto un lavoro, è in calendario, però onestamente non so dire quando sarà effettuato. Parlano di buche anche nella strada delle Camminate, strada di Centinarola, poi nel parcheggio dell'asilo Manfrini, oltre le buche ci sono i tombini pieni d'erba, dicono. Sì. Fognature intasate in via Papiria, ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, che a casa delle persone che segnano, sì, tutte queste... Qui sono il problema dei tombini, lo, sì, dicevo prima, non riusciamo ad intervenire in tutta la città perché non è mai stato fatto negli ultimi anni, quindi si sono intasati tutti. Noi ne facciamo un quantitativo ogni anno, abbiamo un calendario, alcuni passaggi li ho indicati prima, adesso non sono in grado di indicare tutte le vie che verranno fatte, ma questo è il programma che abbiamo per questi mesi. Poi faremo un altro intervento per il 2016, metteremo altre risorse e faremo altre migliaia di tombini nell'arco dell'anno prossimo. Dunque, dosse artificiali lungo la Flaminia all'altezza di Carrara, chiede una nostra telespettatrice, anche perché effettivamente lì i limiti di velocità non spesso vengono rispettati. Sì, questa è la Flaminia, nota, purtroppo è stata anche teatro di incidenti anche mortali, ma anche mortali, specialmente le ore notturne, anche la velocità è sostenuta, è una strada lineare, quindi ed alta pericolosità. Adesso io non sono un tecnico, in passato ve ne erano alcune a Rosciano, sì, poi furono tolte col Giro d'Italia e non sono state più rimesse. Ne parlo con l'ufficio, perché poi lì, sai, ci si scontra anche con il codice della strada, perché hanno una funzione in un senso, ma poi rischiano di essere anche pericolose per altro. Quindi non sono in grado di rispondere, certo, ma mi prendo cura e risponderò la prossima volta. Abbiamo due segnalazioni simili. Sì. Gli attraversamenti pedonali su Viale Gramsci hanno tutte le illuminazioni spente con i lampioni spostati dalla loro posizione. Non si vede nulla, molto pericolosi. Un altro telespettatore... Tra l'altro adesso lo dico, sì, così, che a casa, che mi deve prendere gli appunti, se lo segna, un altro cittadino mi ha segnalato quei birilli che vi erano, sì, che erano stati tolti, sì, per le manifestazioni, che vorrei ripristinare, insomma. Perfetto. Poi, molti passaggi pedonali non sono adeguatamente illuminati e spesso le strisce sono state tracciate tra un palo della luce e l'altro, come in Viale Gramsci. Vista la pericolosità sia per i pedoni che per i conducenti di veicoli, non sarebbe opportuno procedere al rifacimento della segnaletica orizzontale spostando gli attraversamenti sotto gli impianti di illuminazione? Segno. Rispondo, bene, la prossima volta.
Allora, proseguiamo. Sono Gabriele, volevo sapere perché in zona passeggi non si provvede a sistemare il chiosco. In realtà lì cosa c'è stato? Un bando? Sì, allora, ci abbiamo lavorato perché era già stato presentato un bando, ma è andato deserto. Abbiamo fatto un lavoro di preparazione, qui voglio ringraziare l'assessore Cecchettelli che ci ha lavorato insieme all'ufficio patrimonio, si è dialogato con le associazioni per presentare un bando che potesse trovare e riscontrare l'interesse. È già uscito, quindi dove affideremo la gestione del chioschetto e quindi ridarà un'anima, un'identità, riprenderanno una serie di attività presso i passeggi. Poi, come ho già detto la volta scorsa, è già iniziato il servizio di apertura e di chiusura con il controllo notturno per rendere più in sicurezza quello spazio. Quindi anche verso i passeggi, ho sentito tanti discorsi anche negli anni passati, finalmente arrivano delle proposte concrete che daranno una risposta di maggiore vivibilità e di riqualificazione di quel luogo. Tanto caro ai fanesi. Signor Sindaco, sono residente di Via Mura San Gallo, mi può spiegare perché avete chiuso la salita delle commerciali e poi la zona ZTL? Comunque questo è un problema che abbiamo affrontato anche l'altra volta. Era tra le risposte, siccome le domande sono tante, anche le risposte sono tante, rischieremo di occupare la trasmissione solo per le risposte. Ecco, ma lì il divieto rimarrà? Allora, verranno portate via, verranno liberate. Ok. Quindi non ci sarà più, anche perché non è un bel vedere, lo ZTL rimane. Quindi ritorna tutto come era prima? Come era prima, sì. Ho anche chiesto all'ufficio di rivedere, perché ovviamente la viabilità deve essere funzionale, non deve creare disagio. Allora, chi passa per via Mura San Gallo, ovviamente essendo ZTL gli autorizzati, hanno soltanto verso via Nolfi gli accessi tutti in una sola direzione. Per cui se uno deve andare nella direzione opposta deve rifare tutto il giro. Quindi ho chiesto all'ufficio di rivedere anche questo, magari invertendo il senso di marcia in uno dei passaggi di collegamento tra via Mura San Galle e via Nolfi. Quindi, siccome alcuni cittadini mi avevano fermato indicandomi questa cosa, la risposta è affermativa. Ovviamente anche noi abbiamo gli uffici, i problemi sono tanti, le persone che operano in questo settore sono poche. Poi in questi giorni abbiamo chiesto uno sforzo importante a tutta la struttura, che voglio ringraziare perché li stiamo un po' stressando, però io me lo posso permettere perché sono il primo che dalla mattina alla sera si impegna per la propria città, quindi posso pretenderlo anche dagli altri. E stiamo lavorando su tantissimi progetti, perché purtroppo non ho avuto eredità progetti per la città, anche piccoli progetti, siccome anche adesso ci sono opportunità e se non si hanno progetti non si riescono a realizzare quando ci sono le condizioni per poter intervenire. Allora ho chiesto a tutti i nostri tecnici, ingegneri, architetti, geometri e tutti stanno lavorando chi su una cosa, chi sull'altra, su tantissimi progetti che quelli che riusciremo poi anche a concretizzare ben venga. Gli altri rimarranno a disposizione peraltro quando si creeranno delle opportunità. Poi vorrei anche dire che poi ci faremo anche una conferenza stampa ad hoc. Ho avuto modo di parlare anche con il sindaco di Senigallia, col quale vorrei instaurare sempre maggiori rapporti, perché non dobbiamo guardare solo da una parte, dobbiamo guardare anche dall'altra. E presto ci vedremo perché abbiamo ragionato di mettere assieme delle nostre competenze, sia del comune di Fano che del comune di Senigallia, e ovviamente coinvolgeremo anche il comune di Mondolfo, per creare le condizioni per lavorare su una progettazione di una pista ciclabile da Fano a Senigallia. Questa è una bella cosa, non c'è mai stata una collaborazione in questo senso, ovviamente parliamo di progettazione, ma è anche un modo per cominciare a ragionare dove individuare anche delle risorse che sappiamo che quando ci sono progettualità che coinvolgono più comuni importanti è anche più facile attingere a progetti europei, a progetti ministeriali o regionali. E quindi anche questo è un nuovo modo di lavorare su cui ci stiamo spendendo molto. Dunque, dopo la farmacia del Porto, una buca molto profonda. Poi abbiamo qualcuno al telefono, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Buonasera. Prego, dica pure. Buonasera. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Signor Sindaco Massimo? Sì, sono io. Sono Montesi. Montesi, il babbo di Lorenzo. Dica pure la segnalazione.
Pronto? Sì. Sì, la sentiamo. Prego. Ci dica Signor pure... Sindaco? Sì, 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 la sentiamo. Montesi, babbo di Lorenzo. Sì, è lui forse che non ci sente. Proviamo magari a ricontattarlo. Dunque, in via Veneto il doppio senso di marcia con parcheggio in ambilati ostacola pericolosamente il passaggio dei pedoni e delle biciclette anche in zona Zavarise. Questa e c'è. Dunque, un telespettatore chiede il rifacimento delle strisce pedonali di via Galileo Galilei come da lei promesso con eventuali dosi, oltre che controlli della velocità da parte dei vigili urbani. Quindi via Galileo Galilei. Via Galileo Galilei. L'ex scuola Torrette, non dovevano partire i lavori? Sì, guarda, proprio ne abbiamo parlato l'ultima giunta insieme all'assessore Mascarini e all'assessore Fanesi, i lavori partiranno, penso che abbiano già individuato la ditta, adesso non vorrei sbagliarmi, non so se adesso non vorrei fare confusione, se deve partire, sta partendo la gara d'appalto proprio in questi giorni o è già stata effettuata, quindi avanti tutta per quell'intervento. Chiedono anche per la strada di Carignano, in realtà lì, come abbiamo detto anche nelle scorse puntate, frane, lo sappiamo. È una frana in movimento, quindi per ora non si può intervenire. Volevo ringraziare il sindaco per aver messo il divieto di svolta sinistra su Via Mini, venendo dalla stazione. Un vero sollievo per noi residenti. Possiamo sperare che il divieto di svolta venga mantenuto, per intenderci, alla zona di fronte all'ospedale. Esatto, lì è stato fatto un lavoro in tutta lavoro la zona Zavarese. Definito, anche questo mi piace dirlo, perché lo abbiamo fatto anche ragionando con i residenti, con le persone del posto, anzi i lavori sono partiti anche dopo uno stimolo e segnalazioni che sono arrivate proprio da loro. È il lavoro che cerchiamo di fare quartiere per quartiere. Dunque, ci arrivano più messaggi per quanto riguarda l'ufficio anagrafe a Ponte Sasso? Sì, allora lì ci eravamo presi l'impegno di individuare dopo il passaggio di Marotta di Fano sotto Mondolfo, ovviamente il servizio che noi effettuavamo, che il Comune effettuava presso la via, le sede di via Ferrari, e non c'è più, lì avevamo dato indicazione all'assessore, all'ufficio di individuare uno spazio dove poter svolgere questo servizio. Adesso onestamente devo rifare un punto della situazione. Non sono in grado di dire a che punto eravamo, però era un impegno che ci eravamo assunti, anche perché non parliamo di risorse esagerate. Adesso avremo qualche difficoltà organizzativa, perché anche nel settore servizi anagrafe abbiamo un organico ridotto tra pensionamenti, e quello è un servizio molto attivo, ovviamente avendo il rapporto diretto con il pubblico, esigenza di un certo numero di personale, sì. non è che si può essere flessibile lì, l'utenza c'è tutti i giorni, giustamente sono servizi importanti e utili e necessari, molte volte anche urgenti, quindi la risposta ci deve essere. Però è altrettanto vero, per rendere il lavoro anche un servizio migliore verso le zone più periferiche, come nel caso di Ponte Sasso, volevamo ripristinare questo servizio. Chiedono per la strada delle Cerquelle di Carignano, lì abbiamo fatto anche una conferenza, sì, ad hoc, e quindi sappiamo che è in programma per i prossimi mesi. A sindaco, bisogna riconoscere alla nuova giunta di aver portato aria nuova a Fano, un livello culturale decisamente superiore, ci scrive. Non ci manca davvero il fare polemico del precedente sindaco, evidente la volontà di fare e di risolvere i problemi, insomma, una cosa che è mancata negli ultimi 10 anni. È comunque bene cercare di comunicare meglio quanto si sta facendo in modo che i cittadini meglio capiscano la dinamicità. Sì, in sostanza, sì. Chiede, dunque, ci informi per esempio sui nuovi progetti che state facendo per poter usufruire dei fondi disponibili. Avete creato anche un ufficio Europa? Sì, noi stiamo lavorando sia per cogliere le opportunità che l'Europa ci offre, perché l'Europa è importante, perché da una parte ci dice cosa accadrà nei prossimi anni, lo spiegavo anche oggi nell'intervento che ho portato al convegno sul PSR, inerente all'agricoltura, e quindi bisogna guardare con attenzione, perché l'Europa ci dice cosa accadrà, quali competenze richiederà anche nel mondo del lavoro, come, quali sono le dinamiche del mondo in senso lato. E quindi sono occasioni per capire come attrezzarsi. Dall'altra parte l'Europa ci dà l'opportunità di avere risorse integrative, che noi, specialmente in momenti come questi, ma bisogna essere bravi, bisogna essere preparati, bisogna avere
progetti, bisogna avere persone che sono in grado di elaborare progetti. Su questo, una cosa che il Comune di Faro non ha mai avuto, e questo mi dispiace, si sono persi troppi treni. Noi ci siamo attrezzati con due figure molto preparate, molto capaci, che stanno già dando i loro frutti. Abbiamo già partecipato a dei bandi diretti, io quando parlo di bandi parlo di quelli diretti e non quelli attraverso la regione, attraverso il POR dove si va a contrattare. Qui devo dire, in passato ci sono, per esempio, l'ultimo lavoro di San Pietro in Valle era attraverso uno di questi contributi, perché io sono onesto, riconosco anche quando le cose sono fatte da altri, e come in passato già a San Pietro in Valle furono interventi fatti dall'allora amministrazione Carnaroli, quindi è un tesoro, un patrimonio talmente bello che richiede tanti lavori e ha visto la sensibilità di tutte le amministrazioni che si sono susseguite e speriamo di proseguire. Certo. Comunque adesso l'abbiamo riportato in disponibilità della città, ma stiamo lavorando anche, ci stiamo attrezzando per essere pronti alla nuova legge di stabilità che dà nuove opportunità, come siamo stati bravi con l'amianto. Che allenta un po' il patto, no? Sì, però rallenta, non regala niente, bisogna essere pronti, e su questo, noi non avendo avuto la fortuna che altri sindaci hanno avuto di aver ereditato tanti progetti, stiamo correndo per realizzarli e per questo devo dire che la struttura sta rispondendo bene, sto chiedendo sacrifici importanti, però lo fanno nell'interesse della città e quindi ne vale la pena. Abbiamo un altro telespettatore al telefono, prima una semplice segnalazione, bisognerebbe essere più severi con chi getta le cicche delle sigarette a terra. Sono tra d'accordo. L'altro poi Azetta ha posizionato... In modo particolare adesso ci sono i posaceneri, quindi esatto. Bisogna avere tolleranza zero per chi butta... Il mozzicone di sigaretta a terra. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Sì, buonasera. Sindaco. Volevo soltanto far presente che spesso mi capita di andare in città, il parcheggio grande, quello delle carceri. Ho un ragazzo disabile e quando cerco parcheggio, che trovo quello riservato ai disabili, già occupato da un altro disabile, devo parcheggiare la macchina, nonostante espongo il tesserino della disabilità, mi tocca anche pagare il parcheggio, cosa che però purtroppo, cioè, meglio così, non mi capita quando mi reco a Pesaro, a Senigallia. Perché fanno a pagare il parcheggio a un disabile? Lì ci sono pochi posti per i disabili, veramente. Sì, allora, è un problema che mi è già stato posto dall'associazione, da un'associazione, ed ha perfettamente ha ragione la signora, non dice sì. Bugie. Fano, mentre in altre città, quando non si trova spazio libero negli spazi riservati, anche in quelle blu, esponendo il tesserino, il parcheggio è gratuito. Io questo problema l'ho posto e onestamente vorrei ritornarci, questa cosa io l'ho ereditata, l'ho trovata, però non vuole essere una giustificazione. Poi c'è un altro tema, che chi ha il tesserino non se ne deve approfittare. Per quello uno spazio deve essere riservato per coloro che ne hanno veramente bisogno. E quando è pieno, io dico, è giusto riconoscere la gratuità alle persone con disagio che hanno il tesserino anche in quelli blu. Ma chi usa il tesserino e non ne ha bisogno e solo per comodo, su quelli bisogna essere severi. E ce ne sono troppi. Roberto, ce ne sono troppi, vivi, dobbiamo no, dire questa, la verità. Tu che vivi questa situazione... ti sei trovato a volte a disagio nei confronti di persone che in realtà, come dice il sindaco, a volte potrebbero approfittarsene? Beh sì, diciamo, questa è stata una delle segnalazioni, diciamo, principali che io al sindaco gli ho fatto e lui mi ha promesso che comunque interverrà anche su questo e ci aiuterà. Bene. A proposito di parcheggi così di... come si possono dire? Per disabili, parcheggi rosa? Parcheggi rosa. Okay. In consiglio comunale, alla presentazione di una mozione che noi abbiamo votato, sì. Perché anche su questo, qual è il costume di solito che si usava in consiglio comunale? Si votavano le mozioni e poi andavano nel dimenticatoio. Io mi sono dato una regola, preferisco, anche se la condivido, bocciare una mozione quando non siamo nelle condizioni di poterla rispettare. È una presa in giro. Quando invece, perché poi è facile quando uno magari fa opposizione, non ha responsabilità, dice ci vuole questo, ci vuole questo, ci vuole questo, tutti siamo bravi a dirlo, poi bisogna concretizzare, non è che si possono fare mille cose, se ne possono fare 10, quindi bisogna fare delle scelte di priorità, dove ci si assume la responsabilità. Ecco, una di queste mozioni che avevamo votato, presentate mi sembra dai 5 Stelle, adesso non ricordo, quindi noi anche quando arrivano dall'opposizione, però era già una nostra sensibilità, quella degli parcheggi rosa,
proprio in questi giorni verranno segnalate con la vernice rosa questi parcheggi riservati alle mamme in stato interessante d'attesa o anche con bambini piccoli, piccolissimi. Per cui anche questa è un'altra attenzione di sensibilità verso i nostri concittadini. È possibile creare una rotatoria nell'incrocio tra via Papiria e via Mattei? Sì, anche questo insomma potrebbe essere pericoloso come punto. Magari. No, via Papiria e via Mattei, quella parte dell'aeroporto. Esatto. No? Sì, beh, che qui posso dare una buona notizia. Qui entriamo nelle opere compensative. Noi stiamo trattando in questo momento con le società autostrade che hanno già approvato in consiglio di amministrazione un mesetto fa il progetto complessivo, alla luce anche dei problemi che c'erano stati con il secondo casello. In questo momento è al MIT, al Ministero delle Infrastrutture, Ministro Del Rio, Vice Ministro Nencini, e noi abbiamo buoni rapporti con entrambi, fra l'altro il Vice Ministro lo incontrerò anche venerdì prossimo, che ha molta attenzione, e posso anche annunciare, questo lo dico appena finito questa comunicazione. Sì. Quindi stiamo in attesa, ma penso sia veramente di giorni, il parere definitivo del MIT, a quel punto ritorna la società autostrade per la firma della convenzione col Comune di Fano e lì è prevista anche la rotatoria fra via Papiria e via Mattei che porterà una nuova viabilità e ovviamente agevolerà molto il traffico. Voglio anche l'altra cosa, i primi di dicembre faremo un'iniziativa molto importante qui a Fano insieme al Vice Ministro, insieme ad ANAS, insieme al Presidente della Regione, insieme al Sindaco di Fano che vi ha lavorato molto, devo dire. E presenteremo il progetto della nuova Fano Grosseto. Quindi sarà presentato qui definitivo. A Fano e non lo viene a presentare il sindaco, ma viene ANAS, i responsabili, insieme al viceministro che si è impegnato in prima persona anche quando tutti la davano per persa. E chi ricorderà, siccome io conservo tutto perché la memoria è importante, quando anche il presidente della regione l'aveva accantonata. Io sono intervenuto ponendo la questione, contraddicendo anche il presidente della regione, un giornale locale l'ha messa anche in evidenza con un titolo anche abbastanza forte e devo dire che qui il ministro e il viceministro si sono veramente impegnati insieme alla senatrice Fabbri che ha seguito anche lei direttamente la questione e c'è stata questa risposta affermativa che vede la realizzazione definitiva entro il 2020, quindi non parliamo di anni biblici, con un primo intervento con già risorse stanziate per 270 milioni e la somma complessiva negli anni è prevista è quella di 1 miliardo di euro, quindi parliamo di risorse importanti e a quel punto aiutiamo anche una risposta a un'infrastruttura importante che aiuta anche la nostra economia. Siamo in dirittura d'arrivo, purtroppo abbiamo ancora tantissimi messaggi che ci segneremo e li poi leggeremo la prossima. Posso solo dire un'ultima cosa che me l'ha segnata e mi faceva piacere, perché questo è un modo di lavorare anche di attenzione. Ci segnalavano lo stato di, non dico di incuria, ma delle biciclette del bike sharing che alcune volte erano, sai, c'è chi anche chi non è proprio educato, che invece di aiutare fa anche crea dei danni. Abbiamo stipulato una convenzione per tutto l'anno di manutenzione con la cooperativa T41B, quindi anche una risposta al sociale, che seguirà per tutto l'anno tutte le nostre biciclette del bike sharing. Benissimo. Ultima domanda. Via Nonna Strada Bellocchi, quando verrà messo il metano? Questa domanda non è facile. Non glielo so dire. Quindi magari ci aggiorna la prossima volta. Ne abbiamo già ragionato perché il tema è metano, il tema dell'acqua in alcune parti e tutte sono opere che riguardano le nostre società partecipate. Sì. Lì c'è un piano ovviamente che va quantificato per anni e onestamente non sono in grado di rispondere adesso. Allora io intanto Sindaco voglio ringraziarla per aver risposto alle domande dei nostri telespettatori, però vorrei salutare anche Roberto Lacopula che oggi ha seguito tutti la chiusura i suoi la lasciamo impegni. A lui della serata. Allora un bilancio positivo come dicevamo anche all'inizio del programma. Sì, molto positivo, diciamo è stata una giornata piena di impegni, soprattutto anche di incontri che mi ha permesso soprattutto di imparare nuove cose e di arricchire il mio quoziente
diciamo anche culturale, e soprattutto voglio ringraziare le sue splendide segretarie che sono state veramente gentilissime e disponibilissime nei miei riguardi. Grazie davvero, no, Roberto, per essere stato nei nostri studi. Le voglio ringraziare anch'io perché non lo sono stato giustamente con Roberto, che era sindaco oggi, quindi era il loro dovere, ma sono sempre molto sensibile e disponibile con tutti quanti, anche in momenti difficili. Non è facile stare in una segreteria di un sindaco in momenti difficili come questi, perché capita di tutto. Per cui, se anch'io alcune volte mi aggiungo al peso del lavoro, perché anche il sindaco vive dei momenti di tensione, di stanchezza, di pressioni, quindi può capitare che si sbuffa, io sono pacato, però anch'io sono umano, quindi certo. Per cui stanno facendo un lavoro importante, anche lì con meno persone rispetto al passato, per cui ecco, so che mi stanno guardando, quindi le voglio ringraziare. E le salutiamo. Sono molto generose e disponibili. Un'ultima cosa volevo chiedere al sindaco a riguardo delle segnalazioni. Lui ha parlato di ripristino di ferrovie, quella di Fano Grosseto, però io ad esempio penso anche a quella dove ci passo spesso io, che è quella Fano Urbino, no? Volevo sapere, diciamo, se c'è qualcosa in cantiere anche su quel progetto. E qui ci vuole una trasmissione intera. No, qui c'è un tema, c'è un dibattito molto forte. Io ho sempre sostenuto che sono il ripristino di quella striscia è necessaria. Allora, qui ci sono due scuole di pensiero, chi vuole ripristinare la ferrovia, chi pensa ad una pista ciclabile. Io dico, l'importante è che non lasciamo le cose come sono adesso, non fare nulla, che è la peggior risposta che noi possiamo dare. Dobbiamo verificare la fattibilità sia del ripristino della ferrovia. Io so benissimo che anche adesso c'è una presentazione di una proposta di legge che intende ripristinare delle tratte turistiche, tra cui è inserita anche questa. Verificheremo quelle che sono le concretezze, perché noi dobbiamo essere concreti. Entrambe le cose sono belle e interessanti e utili per la gente. Quindi la risposta è non fare nulla, il non fare nulla. Per cui il dibattito è aperto, poi qui c'è, sono veramente quelli a favore delle città, poi sui grandi temi si dividono metà da una parte e metà dall'altra, poi c'è il Consiglio Comunale, che è l'organo che poi dà anche l'indirizzo al sindaco, perché poi il sindaco è vero che svolge un ruolo importante perché è eletto direttamente dai cittadini, ma ha anche il dovere di ascoltare quelli che sono gli indirizzi del Consiglio Comunale, che è il massimo organismo democratico di una città. Bene, io voglio ringraziare il sindaco per un giorno, Roberto La Coppola, grazie per essere stato con noi, Roberto. Grazie a voi per la grande ospitalità. Grazie anche al sindaco di Fano, Massimo Seri. Ci rivedremo presto. Sì, magari anche con le risposte aggiornate, come ha sempre fatto. Mantenendo questa buona prassi, che ripeto è anche una bella risposta al cittadino, ma è anche una bella forma di rispetto nei confronti del cittadino che ci guarda e che ci chiama. È vero, grazie ancora. Voglio ringraziare. E grazie a Fano TV. Grazie mille. Ringrazio anche i nostri telespettatori per averci seguito. Buon proseguimento di serata.